amici sportivi, buonasera. Per la schedina di Germano nel pallone siamo questa sera con Sebastiano Ruzza. Ricordiamo, direttore sportivo del Badia, nonché portiere dove ha militato in parecchie squadre, tra cui ricordiamo Porto Viro, Cavarzere, Ceregnano, La Pecer, Crespino, Madia. Dopodiché mi fermo, altrimenti va via tutta l'intervista. Sebastiano, innanzitutto ben arrivato. Buonasera, ciao a tutti. Allora, come funziona? Proviamo a indovinare i risultati della prima giornata di ritorno del campionato di eccellenza Girone A, che si svolgerà domenica prossima 10 gennaio. Devi darmi i risultati secchi e hai una doppia a tua disposizione. Siamo pronti, Sebastiano? Pronti. Allora, partiamo con Team Santa Lucia Adriese. 2. 2. San Martino Speme Ambrosiana. X. Loreo Bardolino. Al mio amico Massimo Volenta do la sconfitta. Ai ai ai, quindi dopo sentiremo Massimo che dice. Andiamo con Vigasio Caldiero. 1. Oppeano Euromarosticense. 2. Azzurra Sandrigo Piovese. 2. Cerea Pozzonovo. 2. E l'ultima, giocati la doppia, Bonollo Calcio Mestrino Termal Teolo. 1x. Bene, ringraziamo Sebastiano, poi vedremo lunedì se sarai stato più bravo te oppure gli sportivi di Veneto Gole e Dilettanti a Chi, che ricordo potranno giocare i loro pronostici nei commenti delle pagine Facebook. Sì, premesso che non ho mai giocato neanche la schedina, quindi i miei risultati sono molto approssimativi e anche un po' scaramantici, per questo con Loreo sono stato negativo. Bene, ringraziamo di nuovo Sebastiano, gli facciamo un grande in bocca al lupo per il suo Badia Polesine, che possa appunto ambire ai traguardi che merita. Grazie ancora Sebastiano. Crepi, grazie a voi.